ritrovati amiche e amici di Safe Drive, nuovo appuntamento particolarmente ricco anche questa settimana. Incontreremo prima Peugeot e in particolar modo la nuova 3008, un modello assai importante per il marchio francese in termini di sviluppo tecnologico naturalmente, ma anche di numeri di vendita. E poi Mercedes, libertà di scelta. Che cosa intende per questo il marchio tedesco? Beh, insomma, ci dovrete seguire e scoprirlo insieme a noi soltanto tra pochi minuti. Se dici fuoco, dici diavolina. Eccoci in studio, come preannunciato soltanto pochi istanti fa, parleremo in questa prima parte di Peugeot 3008 in particolare, ma non solo, perché sono poi tantissime le vicende ovviamente che vedono impegnato il marchio francese. E allora vado subito a salutare i nostri ospiti, sono contento di averlo qui in studio, Alessio Scuteri, che è Managing Director di Peugeot Italia, tra l'altro possiamo dirlo, una nomina ancora abbastanza fresca, quindi insomma aggiungo anche i complimenti da parte di Safe Drive. Grazie, buonasera a tutti. Grazie mille Alessio, e sono ricontento, contentissimo di ritrovare qui in studio anche Maurizio Toma. Inizio, naturalmente, per gli amici di Ride and Drive Experience, ben arrivato. Di nuovo qui, per la vostra pazienza. Ah, beh, insomma, no, in realtà potranno godere ovviamente della tua esperienza, sicuramente anche i nostri telespettatori. Allora, abbiamo qui 3008 in studio, va da sé che sarà un tema importante, dominante in questa puntata, però io partirei da un po' di numeri che non fanno mai male, giusto perché ci aiutano a collocare, e ci arriveremo step per step, Peugeot in generale, ma anche nel mercato italiano. Ci interessa in particolar modo, evidentemente. Quindi direi che veniamo sicuramente da un 2023 che vi ha premiato. Questo è fuori di dubbio. Quindi la domanda è, questo 2024 come sta andando? E da lì poi passiamo a 3008, che sicuramente credo che per voi dovrebbe avere un ruolo fondamentale per concretizzare ulteriormente questi risultati. 2024 conferma sostanzialmente i risultati del 2023 in termini di apprezzamento di pubblico. Peugeot vanta una gamma straordinariamente ampia, a partire dalle vetture più compatte del segmento B, Peugeot 208 e Peugeot 2008, al segmento C, Peugeot 308 nella berlina o station wagon, o la nuova appunto 3008 che abbiamo qui alle nostre spalle, ancora segmento più grande, segmento più D, le berline, le station wagon. Quindi ha un'ampia, offre una gamma di prodotti oggi Peugeot in grado di poter rispondere alle esigenza di qualunque cliente, anche cliente professionista con la propria gamma di veicoli commerciali. L'ampiezza della gamma, la tecnologia e il design straordinariamente apprezzato rende Peugeot di fatto un marchio di successo in Italia. Lo è stato nel 2023, lo si sta confermando ancora nel 2024. Abbiamo iniziato l'anno alla grande con il lancio della nuova Peugeot 208 e ora in questi giorni stiamo consolidando appunto il lancio della nuova E3008 e nuova Peugeot 3008, sia nella variante ibrida che nella variante 100% elettrica, che rappresenta ancora una volta forse la migliore espressione di Peugeot in termini di design, in termini di tecnologia ed in termini di diciamo così, ambizione. Noi siamo convinti che la nuova 3008 sia in grado di poter ridefinire gli standard del segmento, così come la precedente generazione era riuscita a fare. Inizio. Allora, numeri importanti abbiamo sentito di mercato per Peugeot, non ti chiedo questo nel dettaglio naturalmente, però diciamo che Peugeot, non so se sei d'accordo o meno, ma fa numeri quasi da mercato nazionale sostanzialmente, anche in Italia, quindi al di fuori della sua terra d'origine che evidentemente è la Francia, è storicamente sempre ben collocato da noi. Secondo te quanto c'è della tradizione di Peugeot nell'essere così costantemente ad alto livello in un mercato come quello italiano, che comunque è un mercato di per sé molto combattuto, perché ci sono i nostri marchi nazionali, naturalmente, tanti marchi nuovi che arrivano, però insomma Peugeot bene o male riesce, soprattutto bene, mi viene da dire, a difendere questo suo status. C'è una motivazione secondo te? O ce ne sono molteplici, non lo so. Guarda, se dovessimo fare un lavoro di sintesi veramente molto spinta... Che non è facile, ma mi affido a te, so che sei bravissimo. Che possiamo riassumere tutto in una parola, reputazione.
Peugeot ha sempre avuto una formidabile reputazione di solidità, di qualità delle proprie vetture, anche in segmenti abbastanza popolari, diciamolo. Certo. E per molti anni ha venduto delle vetture estremamente concrete, a volte erano piacevoli da guardare, altre volte molto meno, ammettiamolo, però si sono appunto costruite una reputazione di grande affidabilità, di solidità, di una certa qualità, sto usando il termine inglese, non affordable ma raggiungibile, disponibile alla grande pubblico. E credo che la rivoluzione che in Peugeot c'è stata, con delle operazioni, se fossimo a Las Vegas direi con del gambling molto spinto, perché lanciare la prima 3008, una crossover con la sola trazione anteriore, in quel momento storico è stato coraggioso, ma è una scommessa decisamente vinta, anzi una serie di mani vincenti, e quindi direi che il gioco è andato molto bene e ha confermato in qualche modo, modernizzandola, attualizzandola, questa reputazione. Ecco, a proposito di design, questo mi veniva suggerito dalla redazione, sì. È una curiosità, ovviamente grandissimo lavoro del vostro staff per realizzare appunto questi progetti, questi prodotti. C'è un po' uno zampino in un qualche modo già dell'intelligenza artificiale da questo punto di vista, anche soltanto per ottimizzare magari l'efficienza, perché poi sappiamo che bello sì, ma non basta, ovviamente deve essere anche particolarmente funzionale. C'è già questo aspetto o è ancora un po' troppo Nello presto? Nello sviluppo del design ancora l'intelligenza artificiale non è intervenuta, direi quindi che intelligenza fisica, personale, sì. Talento dei nostri designer. Però l'elemento a cui tu accennavi, ovvero un design funzionale ad incrementare, a migliorare l'efficienza energetica, questo si trova in diversi dettagli della vettura, la sua concretizzazione, la sua rappresentazione, a partire ad esempio dalle pinne che ci sono sulla coda posteriore, sì. In corrispondenza dell'1.8, non sono soltanto, come dire, un vezzo stilistico, in realtà aiutano a rompere dei flussi sulla coda e quindi a migliorare l'efficienza aerodinamica. Anche il frontale porta in dote una nuova interpretazione stilistica, ovvero una calandra non più separata dal paraurti, ma una calandra parte integrante della carrozzeria, intinta con la carrozzeria, con elementi prismatici che vanno a degradare per dare anche tridimensionalità. Ok, design, vero, ma anche in quel caso miglioramento delle turbolenze, delle efficienze nella parte frontale della vettura e dunque miglioramento dell'efficienza energetica della vettura. Vizio, questa forse è una fase storica dove intelligenza artificiale o no, ma in un qualche modo, insomma, a supporto entrerà sempre, sempre di più, probabilmente la bellezza, la ricerca estetica, che comunque deve ancora permanere, ma anche se chiedo il tuo parere sotto questo punto di vista, visto che sorridi, Sornione e l'efficienza devono trovare, insomma, un connubio importante. Secondo te è un percorso facile? Forse non è per tutti. È un percorso a ostacoli, percorso a ostacoli piuttosto imperri. Cerchiamo di dividere sì. Gli argomenti. È chiaro che la ricerca della massima efficienza con l'avvento delle nuove tecnologie, le vetture elettriche, ibride e via discorrendo, ma anche la necessità comunque di consumare meno ed emettere meno è diventato un argomento assolutamente principe. Quindi le vetture devono essere già concepite per avere il miglior coefficiente di penetrazione possibile, per offrire la superiore efficienza raggiungibile, qualsiasi sia il powertrain di cui dispongono, certo. Anche perché spesso hanno più opzioni di powertrain, vanno sì. Dall'elettrico all'ibrido e via discorrendo, al termico, eccetera, eccetera. Sul fatto che poi siano più belle, in questo momento trascurerei, cioè non lo affronterei perché lo trovo abbastanza discutibile. Ci sono delle vetture molto piacevoli, che siano più belle di una volta, non me la sento di affermarlo. Invece mi pongo un problema, sì? Prendo spunto da quello che diceva Alessio. Questa, ad esempio, la calandra unita al paraurti, eccetera, eccetera, mi mette, bella assolutamente, mi mette un po' i brividi dalla parte dell'utente, perché dico, se c'è un urto anche piccolo, riparare dopo costa un sacco di soldi. In realtà è un paraurti integrato, è semplicemente il paraurti integrato, la calandra è integrata all'interno del paraurti, quindi da un punto di vista di, come dire, elementi, non stiamo aggiungendo elementi, ma stiamo anzi, se vuoi, anche semplificando il numero di elementi della vettura. L'efficienza energetica però, o meglio, l'efficienza in generale con qualunque powertrain, dicevi, o quindi con qualunque tipo di motorizzazione, questo sia assolutamente chiave. 3008 introduce una nuova piattaforma che si chiama Stella Medium, una piattaforma multi-energy in grado, cioè, di ospitare
dare sia motorizzazioni ibride, quindi auto ricaricanti possiamo definirle, ma anche motorizzazioni 100% elettriche fino a 680 km di autonomia. L'autonomia la raggiungi in che modo? La raggiungi questi livelli quasi record nel segmento di autonomia, li riesci a raggiungere se hai da una parte sicuramente un pacco batterie generoso, ma allo stesso tempo se riesci a ridurre pesantemente le dispersioni energetiche sia nella motorizzazione ma anche allo stesso tempo le dispersioni energetiche aerodinamiche. E è un bel sudoku, sicuramente un bel sudoku per gli ingegneri e per i designer che devono ancora più di prima lavorare a braccetto, perché la progettazione della piattaforma multi-energy di fatto vuol dire progettare una piattaforma già studiata per posizionare le batterie nella parte inferiore, per non andare a ridurre lo spazio a bordo, quindi l'abitabilità preservata, il bagagliaio preservato. La medesima piattaforma sarà utilizzata entro la fine dell'anno con la nuova Peugeot E5008, un SUV 7 posti, quindi vettura elettrica con autonomie prossime ai 700 km, ma in grado di ospitare comodamente 7 persone. Quindi sicuramente nuove sfide ci sono. Si è sempre detto storicamente, gli italiani scelgono l'auto per il design, perché deve essere fatto in un certo modo, l'eleganza, l'allestimento e via dicendo, probabilmente questo aspetto permane, però volevo capire l'aspetto tecnologico invece, perché questo ormai è sempre predominante, 3008 ne è una testimonianza evidente, inizia a subentrare, inizia un po', scusami il termine, a giocarsela da questo punto di vista, i clienti mettono un pochino anche sul piatto della bilancia anche questo aspetto. Per i clienti sicuramente è diventato sempre più importante la tecnologia, soprattutto la tecnologia al servizio della sicurezza. Peugeot infatti ha introdotto sulla quasi totalità della propria gamma la guida autonoma di livello 2. Cosa vuol dire? Vuol dire non soltanto un regolatore di velocità che, dotato di un radar, è in grado di mantenere una distanza di sicurezza corretta rispetto al veicolo precedente ed eventualmente a rallentare qualora si renda necessario un rallentamento, introduce ancora il mantenimento di corsia, centraggio della vettura all'interno della carreggiata, in grado anche di seguire le curve. Sono evidentemente dispositivi a supporto della guida, non sostituiscono la guida, poiché evidentemente ad oggi ancora non è possibile in Italia la guida autonoma, ma che allo stesso tempo restituiscono molta più sicurezza rispetto al passato e allo stesso tempo molto più comfort rispetto al passato. Questi dispositivi di sicurezza, che sono standard nell'alto di gamma all'interno per le vetture utilitari, evidentemente sono dei dispositivi opzionali, ma spesso i clienti sempre più li richiedono perché ne apprezzano i benefici, ovviamente durante il test drive lo possono provare e sperimentare e soprattutto ne comprendono il valore aggiunto nella sicurezza di tutti i giorni. Quindi assolutamente sì. Si inizia a familiarizzare sempre di più, diciamo, con questi sistemi. Ecco, questo ti volevo chiedere, prima magari bisognava capire che cos'erano, forse non venivano neanche apprezzati, ma per mancanza di esperienza e di conoscenza. Oggi ho l'impressione invece che questo aspetto sia ormai abbastanza ben definito nel mondo dell'auto. Lo è assolutamente, è molto, molto giusta la fotografia che abbiamo fatto adesso, ma ti dirò di più, che secondo me un intervento importante sulla sicurezza parte addirittura prima dell'ausilio di tutti questi ADAS, che per carità di Dio sono assolutamente fondamentali, parte dall'abitudine, e qui i ragazzi faranno un salto di qualità, i giovani rispetto a noi, all'abitudine di essere davvero connessi con l'automobile, per cui tutte quelle cose che sono potenzialmente molto pericolose, che inducono alla distrazione della guida e che spesso, molto spesso, nella maggior parte dei casi stanno all'origine, alle radici degli incidenti, verranno superate, perché se tu in automobile, come entri, hai il tuo smartphone connesso con la vettura e anche per mandare un messaggio lo detti a un comando vocale e la vettura automaticamente lo trasmette e ti legge la risposta, già non hai più, come dire, distolto la guida e toccato tasti che in qualche modo ti portano via lo sguardo dalla strada. Quindi le nuove generazioni arriveranno, essendo nativi digitali, a una naturalezza nella relazione, nell'interfaccia uomo-macchina in questo caso, che sarà un ausilio fondamentale per la loro sicurezza. Per noi vecchi bolliti, beh, ci vorrà un po' più di tempo, ci parliamo. Beh, in realtà però anche Peugeot già oggi offre, anche sì, per i vecchi bolliti, offre in realtà la connettività, ad esempio Wi-Fi, di Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto vuol dire poter continuare ad usare il proprio telefono tenendolo semplicemente in tasca, ma connesso con il display della vettura.
Peugeot già un po' di anni fa ha interpretato in maniera completamente diversa l'ergonomia all'interno dell'abitacolo con l'iCockpit, esattamente, ovvero posizionare il quadro strumenti al di sopra della corona del volante, il che vuol dire portarlo più vicino allo sguardo verso la strada, il volante di dimensioni un po' più ridotte e un po' più basso, un iCockpit che con Peugeot E3008 si è ulteriormente evoluto diventando panorama, quindi ancora una volta integrato anche con lo schermo laterale del navigatore dell'infotainment di bordo, perché ergonomia, accessibilità alle informazioni, perché sono sempre di più le informazioni, certo, tra l'altro, che la macchina ci restituisce, vuol dire ancora una volta sicurezza attiva. Assolutamente, qui c'è un iCockpit, tra l'altro scenografico, schermo 21 pollici curvo, sospeso ad alta risoluzione, assolutamente scenografico, ma al di là della scena, per carità, anch'essa importante, credo e spero molto apprezzata, sì, dai clienti, sì. E poi anche la funzionalità, sì, che il Peugeot Panorama iCockpit di 3008 effettivamente riesce a dare. Sì. Perché a proposito di bolliti, mi ci metto dentro anch'io, avendo avuto, vi ringrazio, anche la possibilità mesi fa di provare la 3008, dove vedi insomma che è molto molto semplice, molto molto intuitivo, insomma, poi i più giovani ovviamente si troveranno ancora loro maggiormente a più agio. Siamo in chiusura di questo studio, abbiamo iniziato parlando dei numeri di mercato italiano, ma non solo, per quanto riguarda Peugeot. Adesso, come si vendono oggi queste auto? Perché adesso le formule sono tante, effettivamente. Magari prendiamo un esempio specifico, sì, di 3008, che per voi è un modello molto interessante, di riferimento, sicuramente. Quindi ti chiedo, anche i privati in particolare, la vendita è come quella di una volta o ci sono altre formule appunto che stanno iniziando a prendere piede in maniera più importante? Il processo di vendita si è sicuramente evoluto, non voglio dire complicato, ma si è sicuramente evoluto, innanzitutto perché è ritornato preponderante il ruolo di consulente del venditore. Il venditore deve innanzitutto aiutare il cliente nella scelta della migliore motorizzazione. Facciamo l'esempio di Peugeot. Sì. Peugeot oggi è in gamma su la quasi totalità della propria offerta, dei propri segmenti, ripeto, dalla più piccola Peugeot 208 ad arrivare alla più grande Peugeot e 3008, offriamo motorizzazioni ibride, motorizzazioni elettriche con differenti autonomie, quindi il cliente innanzitutto deve essere orientato verso la scelta migliore, non soltanto di vettura in termini di dimensione, capacità, ma anche in termini ovviamente di motorizzazione. La scelta della motorizzazione elettrica è una scelta che deve essere sostenuta ovviamente dal consulente alle vendite. Una volta scelta la vettura, quindi subentra la formula di acquisto. La maggior parte dei clienti la quasi totalità dei clienti oggi sceglie una formula di acquisto con canone mensile. Parlo di canone, non parlo di rata, perché anche il finanziamento stesso oggi si è evoluto. Il Peugeot offre nel proprio come dire, paniere di soluzioni finanziarie il Peugeot iMove, che è una formula di acquisto con un anticipo congruo, una rata corretta, giustamente dimensionata per il cliente, rimandando a 36-48 mesi la scelta del cliente di poter o sostituire la vettura con una nuova vettura piuttosto che di poterla lasciare. Ovvero, anche per il cliente privato, Peugeot offre delle soluzioni di acquisto, perché può essere un acquisto piuttosto che un leasing o un noleggio, ma delle soluzioni di acquisto che restituiscono che cosa? La serenità di poter pianificare una spesa mensile, comprensiva, perché no, anche dei servizi che nel mentre si sono aggiunti, il servizio di manutenzione piuttosto che la programmazione e la pianificazione delle coperture assicurative, piuttosto che per le vetture elettriche integrare anche i servizi di ricarica pubblica, perché no? Quindi avere un budget mensile certo, sicuro, non dover affrontare alcuna sorpresa durante l'intero periodo di utilizzo della vettura, possono essere dai 24, 36, 48, certo, ripeto, flessibile in funzione delle esigenze del cliente. Vi ringrazio, perché abbiamo trattato molti temi, spero anche, no, direi in maniera molto chiara, quindi spero che sia stato utile anche per chi ci ha seguito da casa, che poi rimane sempre il nostro obiettivo principale. Quindi ringrazio Alessio Scuteri, Managing Director Peugeot Italia, grazie mille per essere stato con noi Alessio, grazie come sempre anche a Maurizio Toma di Ride and Drive Experience. Grazie a voi. Adesso noi ci prendiamo invece una piccolissima pausa, poi arrivano tutti i servizi della redazione di Safe Drive e poi il terzo blocco che andrà a chiudere questa puntata da settimana. Ci ritroviamo tra poco, restate lì, grazie. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch,
Tecnologie per la vita. Grip Detective. Le gomme provate da voi. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Grip Detective. Le gomme provate da voi. Diavolina spazzacamino. Contro la fuligine, meglio prevenire. Il nuovo numero di auto è in edicola. Inchiesta Autovelox, come cambiano le regole. Alfa Romeo cambia il nome da Milano a Junior. Anteprime, Audi A3 All Street, Renault Captur, Volkswagen Tiguan. Vai in edicola e accelera con noi. Bosch, tecnologia per la vita. Un motivo per comprare la Junior Veloce è la mascherina con l'iconico biscione che trionfa al suo interno, un inedito assoluto. Alla Junior, infatti, tocca il compito di traghettare Alfa Romeo verso la nuova frontiera della mobilità elettrica. Un compito non facile, perché la prima domanda che si fa a un alfista, ipotizzando di sedersi al volante di un'auto elettrica, è: sarà in grado di garantire il feeling Alfa Romeo? E non si tratta di potenza del motore e di coppia, fin troppo facili da offrire con un propulsore elettrico, ma di accelerazione, tenuta di strada, rollio, beccheggio, sterzata e frenata, le doti che hanno trasformato Alfa Romeo in un mito. Per spiegare di che pasta è fatta Junior Veloce Elettrica, ai manager è venuto in mente di portare i giornalisti sulla pista di balocco per far provare a Safe Drive TV, in un contesto di elevata sicurezza, l'elettrica più potente, la Veloce da 280 cavalli. Una vettura non ancora omologata, che arriverà sul mercato nella terza parte dell'anno accanto alla versione da 156 cavalli. Si sale a bordo e si scoprono sedili sportivi che contengono il corpo e supportano una seduta dominante e semidistesa, che in pista e nei lunghi viaggi non affatica. Naturalmente si possono scegliere poltroncine borghesi tradizionali. Il volante si impugna bene e lo sterzo, che ora ha un rapporto di 14,6:1, è più diretto e progressivo rispetto a quello del resto della gamma, perfetto per non mettere in difficoltà il retrotreno in caso di manovre troppo brusche. Si chiama Veloce, ma Junior è qualcosa di più per il segmento del mercato che occupa. Lo scatto da 0 a 100 in poco più di 5 secondi è facile. La ripresa è sfrontata. Toccare i 160 tra una curva e l'altra è facile. Non affonda il muso in frenata, non lo alza in accelerazione e nelle curve il rollio laterale è quasi assente. Anche la frenata è all'altezza della fama. Il pedale è pastoso e l'aiuto freno motore, che si ottiene quando si rilascia il gas alla guida di una vettura elettrica, lavora di concerto con i quattro freni a disco, davanti autoventilanti da 382 mm di diametro, senza mai andare in affanno. Chi vuole meno filtri tra sé e la meccanica, nella modalità di guida Dynamic, può escludere la rigenerazione della frenata. Come avrete capito, una SUV a vocazione sportiva, con un telaio che si affida al differenziale autobloccante meccanico Torsen. Una chicca in questa categoria di vetture, che agisce tra le ruote anteriori, quelle di trazione. In tiro applica un bloccaggio del 36%, in rilascio del 34%, che favoriscono gli inserimenti in curva e il grip. Anche gli pneumatici su misura, i Michelin Pilot Sport EV, contribuiscono al piacere della guida. Nonostante la batteria da 51 kWh e 400 km di autonomia, in circuito le rilevazioni dei consumi non sono confortanti con l'andatura a gas spalancato. Se nella guida in città e sulle provinciali c'è margine per stare tranquilli, la pista e l'autostrada chiedono di pianificare le ricariche. Il prezzo. Per la Junior Veloce si parla di 48.500 euro, 18.600 euro più della Junior Ibrida, che parte da 29.900 euro. Il DNA Alfa Romeo non è a buon mercato. Tutti a parlare di elettriche, anche in Porsche.
che dal 2019 ha in listino l'elettrica Taycan, seguita nel 2021 dalla Taycan Turismo a batteria e quest'anno dalla Macan Avat. I motori termici duri e puri sembravano dimenticati a Stoccarda, ma non era assolutamente credibile. Infatti, la 911, pietra miliare della storia Porsche, che celebra i 61 anni, è pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita attraverso il lancio di un supergruppo propulsore semplicemente ibrido. Sulla 911 Carrera GTS, infatti, debutta un sistema di moderna concezione, abbinato al boxer 6 cilindri da 3,6 litri, tutto nuovo. Si compone di due motori elettrici, uno nel turbo, uno nel cambio, e arriva a erogare 541 cavalli e 610 Nm di coppia. Molto gira intorno al potente sistema T-Hybrid, peso ridotto e voluto turbocompressore elettrico per i gas di scarico. Grazie al motore elettrico integrato, collocato tra la girante del compressore e della turbina, il turbo raggiunge velocemente il regime di funzionamento ottimale e garantisce un'immediata pressione di sovralimentazione. Il motore elettrico fa anche da generatore, mettendo a disposizione fino a 15 cavalli di potenza. Un altro vantaggio di questo turbo elettrico è aver permesso di eliminare uno dei due turbo precedenti, garantendo un'erogazione più dinamica e reattiva e risparmiando sui costi e sul peso. L'altro elettromotore, sincrono a magneti permanenti, è integrato nel più potente cambio a doppia frizione e 8 rapporti. Anche al minimo assiste il 6 cilindri boxer con una coppia motrice supplementare fino a 150 Nm e fornisce un incremento di potenza fino a 40 kW. Porsche abbina entrambi i motori elettrici a una batteria ad alto voltaggio leggera e compatta, che per dimensioni assomiglia a una tradizionale batteria di avviamento da 12 volt, pesa 27 kg, può immagazzinare fino a 1,9 kWh e funziona con una tensione di 400 volt. Ad alimentare l'impianto elettrico di bordo da 12 volt c'è però un'altra batteria agli ioni di litio. La 911 GTS T-Hybrid a trazione posteriore pesa circa 46 kg in più rispetto alla versione precedente, per un totale di 1603 kg. Un aumento dovuto per la maggior parte al sistema ibrido, ma anche alle dotazioni tecniche più performanti, come l'asse posteriore sterzante di serie e gli pneumatici posteriori più larghi. Insomma, questa soluzione mild hybrid offre prestazioni di guida nettamente superiori a quelle del passato. La 911 Carrera GTS, disponibile in versione coupé o targa a trazione integrale, accelera da 0 a 100 in circa 3 secondi e supera i 310 all'ora. Al lancio della GTS T-Hybrid si affianca la 911 Carrera alimentata da un motore boxer biturbo da 3 litri, leggermente modificato e più potente di quello del modello precedente, nelle versioni coupé e cabriolet, con un listino che parte da 133.700 euro, prime consegne a settembre. I prezzi della 911 Carrera GTS T-Hybrid partono da 177.500 euro. Le consegne in Italia inizieranno a fine 2024. Ben ritrovati amici di Safe Drive, prova della settimana. Beh, allora, è tutta nuova effettivamente, ma sicuramente l'avete riconosciuta, non potete non aver riconosciuto Suzuki Swift, che in questo caso è ibrida, quattro ruote motrici nell'allestimento 1200 top. È stata rinnovata dopo tanti anni di successi, perché pensate, ne sono stati venduti 9 milioni di esemplari nel mondo, mezzo milione solo in Italia, quindi Suzuki ovviamente grande concentrazione anche sul nostro mercato. Dobbiamo dire che un po' di novità ci sono, forse è cambiato un po' lo spirito di questa vettura, prima molto acquattata per terra, sportiva, adesso invece la vedete, è un pochino più tondeggiante, un po' più morbida nelle sue forme, probabilmente il costruttore giapponese vede giustamente in questa vettura quelle che vengono definite world car, cioè auto che sostanzialmente possono essere apprezzate e di conseguenza vendute un po' su tutti i mercati del mondo, quindi si è cercato probabilmente una linea che fosse apprezzabile non soltanto in alcuni mercati ma a 360 gradi. Però, come detto, si tratta di una rivoluzione
versione gentile, possiamo definirla così, perché è assolutamente riconoscibile anche rispetto alla generazione precedente, questa in particolare è la quarta. Vorrei farvi notare magari il cofano anteriore, che è un po' più tondo e soprattutto va a sovrastare i fanali. Attenzione, perché adesso sono full LED all'anteriore e anche al posteriore. Al posteriore anche lì abbiamo il portellone che è un pochino più incassato proprio tra i fanali. Sono le particolarità più evidenti. In questo caso lo vedete, una versione che sfrutta anche l'effetto del doppio colore bicolor, che è sì presente all'esterno, ma attenzione, ci hanno pensato bene e l'hanno portato anche nell'abitacolo. Bicolor, sì, dicevamo, lo ritroviamo anche all'interno e l'effetto è decisamente piacevole. Per quanto riguarda i materiali, sono di buona fattura. Naturalmente sappiamo che in questo caso Suzuki tende a privilegiare la funzionalità e la praticità. Devo dare una nota di merito invece per i sedili, che sono ben fatti, molto contenitivi. Hanno tra l'altro questa bella impuntura con effetto 3D che, insomma, devo dire che anche alla vista risulta assolutamente piacevole. Il volante ha tre razze in pelle con diversi comandi che possiamo imparare a sfruttare. La plancia orientata verso il guidatore, sicuramente molto molto utile, e poi una grande novità, c'è una crescita anche dal punto di vista dell'infotainment grazie al nuovo schermo da 9 pollici che abbiamo trovato sinceramente molto pratico e molto semplice per quanto riguarda l'utilizzo. Però ci sono ancora dei comandi fisici che riguardano in particolare la climatizzazione, e anche da questo punto di vista secondo me non è un errore, perché spesso la climatizzazione, doverla cercare nel menu digitale, può creare delle distrazioni piuttosto pericolose. Comunque, sostanzialmente devo dire che anche l'abitacolo di Suzuki Swift non è stato del tutto rivoluzionato rispetto al passato, ma ha fatto comunque degli importanti passi in avanti. La Suzuki Swift conferma ancora la motorizzazione ibrida. Attenzione, perché il motore è ben noto, sì, perché stiamo parlando del 1200 benzina da 83 cavalli, che però adesso non è più da 4 cilindri ma da 3 cilindri. Le prestazioni rimangono ovviamente non da sportiva, ma assolutamente confortevoli e soprattutto risparmiose. Tra un po' andremo a vedere qualche dato al riguardo. Parliamo di questo sistema ibrido da 12 volt, quindi un sistema ibrido leggero, leggero sì, ma molto efficace, perché effettivamente dobbiamo dire che è leggero in sé per sé, soltanto 7 kg, contribuisce a dare un po' più di potenza, ma francamente è impossibile accorgersene, appena 3 cavalli in più, ma ben 60 newton per metro di coppia aggiuntiva. Abbiamo quindi questi 112 Nm per metro di coppia, che sono davvero molto importanti, efficaci. Nella guida si sentono, soprattutto quando siamo in mezzo al traffico, nelle ripartenze, sono un supporto veramente molto molto importante. E ancora di più il livello di risparmio in termini di consumi, perché scendiamo rispetto alla versione precedente di Suzuki Swift di ben l'8%. Questo che cosa vuol dire? Significa che sostanzialmente, se siamo abbastanza attenti alla guida, quindi non siamo lenti lenti come le lumache, però abbiamo una guida comunque accorta e un piede destro non troppo pesante, possiamo arrivare ad un valore di 5 litri di carburante per 100 km, forse anche leggermente sotto. Diciamo che abbiamo notato nella nostra prova che è comunque un risultato assolutamente raggiungibile. Poi dobbiamo anche ricordare che ha una trazione integrale, 4WD, 4 ruote motrici, un must per Suzuki da sempre. In questo caso, come funziona il sistema All Grip? Non è una novità, però ve lo voglio ancora ricordare perché è davvero molto molto importante e facilmente utilizzabile da chiunque si trovi alla guida. Ovvero, normalmente la Swift si muove con le due ruote motrici anteriori, quindi in formato 2WD. Se le due ruote anteriori perdono aderenza, il sistema All Grip interviene elettronicamente, naturalmente, ma soprattutto in forma automatica. Noi non dobbiamo fare nulla. E interviene in questo modo. Va a fornire, tramite l'albero di trasmissione e il giunto viscoso, un'aggiunta di coppia motrice alle ruote posteriori. Noi non ci accorgiamo di nulla, se non che l'aderenza rimane ottimale.
Parlando di sicurezza, vi ricordo anche che la Swift, come gli altri modelli della gamma Suzuki, è dotata di tutti gli ADAS possibili e immaginabili. E sapete che Suzuki in particolare ha la buona abitudine, secondo me, di chiamarli all'italiana, usando la lingua italiana, quindi vari guida dritto, attento frena e via dicendo. Ci sono sostanzialmente tutti. Oltre a tutto quello che vi ho raccontato, a giocare un ruolo fondamentale, direi, per quanto riguarda la gestione delle vetture e i consumi in particolare, è anche il peso, perché la Suzuki Swift rimane molto molto leggera. Diciamo che il suo peso in ordine di marcia, così come per definizione, è poco al di sopra dei 900 kg, davvero davvero poco. Questo consente di avere un risparmio in termini di consumi, ma anche tanta agilità, ve lo confermo, anzi vi devo dire che da questo punto di vista sostanzialmente, anche se lo schema delle sospensioni, il telaio, rimangono inalterati rispetto alla terza generazione, quindi a quella precedente, l'impressione è che comunque qualcosa si sia riuscito ad ottenere, perché l'abbiamo trovata ancora più versatile, più agile, più brillante rispetto a prima. Rivoluzione gentile, abbiamo usato questa espressione prima. Dopo questa prova ci sentiamo di confermarla, perché Suzuki, per la sua Swift, ha veramente fatto un intervento di grandissima sostanza. Pochi fronzoli, ma tanti risultati, molto molto importanti. Non sono cambiate neanche le dimensioni, per esempio, perché la Swift rimane lunga 3,860 m con un passo di 2,450 m. Per quanto riguarda i prezzi, allora si parte dalla versione 1200, due ruote motrici benzina, 22.500 euro, mentre la versione che abbiamo provato in questa occasione, ovvero la 1200 Hybrid Top 4WD 4 ruote motrici, arriva a 24.500 euro. Attenzione però, perché con un così basso livello di emissioni, come vi stavamo raccontando soltanto poco fa, c'è naturalmente l'accesso anche agli incentivi statali, quindi si può risparmiare una cifra davvero interessante. Comunque ci sentiamo di dirlo ancora una volta, complimenti Suzuki. L'automobile, sempre meno pistoni e ingranaggi e sempre più dispositivi elettronici. Prima o poi saremmo arrivati al giorno in cui il circuito cibernetico avrebbe scalzato quello dell'olio. Ci siamo. Qualcosa di simile è avvenuto durante la presentazione alla stampa della collaborazione tra Fiat e UniEuro. Protagonista la nuova Topolino, citata per l'occasione con la parola device. Non automobile e nemmeno quadriciclo, come recita l'omologazione, ma esattamente device. Forse, in onore all'italianità di cui Topolino è portabandiera, sarebbe stato più opportuno evitare per una volta il solito inglesismo e usare l'espressione dispositivo elettronico. Ma a Safe Drive TV poco importa, come non importa se proprio la Topolino, tra le auto oggi in commercio, è forse quella che di elettronica ne ha meno di tutte. Il fatto è che in UniEuro la parola device suona proprio bene. Ecco la notizia. Topolino sarà venduta, oltre che nelle concessionarie Fiat, anche in 20 selezionati punti vendita UniEuro, esattamente come avviene per un televisore e un telefonino. Per la verità, l'espressione venduta non è letteralmente appropriata, considerato il fatto che Topolino può essere acquistata solo online. Il personale UniEuro aiuterà a conoscere meglio il prodotto e, nel caso, potrà offrire la consulenza per le operazioni di acquisto tramite il proprio device, giusto per restare in tema. E questo vale anche per le concessionarie Fiat. Un'operazione di marketing intelligente e lungimirante, considerato non solo le nuove abitudini dei clienti, ma il fatto che da UniEuro, colosso della distribuzione elettronica di consumo in Italia, transitano ogni anno qualcosa come 64 milioni di clienti. Insomma, una bella vetrina per la nuova Topolino, destinata a mettere d'accordo esigenze e classi sociali delle più diverse, come fu per la storica Antesignana. Topolino è adatta sia per i centri cittadini, sia per i piccoli borghi marinari, per chi è attento all'aspetto economico e per chi invece guarda a ben altre praticità. Disponibile nelle versioni chiusa e aperta, la Topolino, completamente elettrica, spinta da un motore da 8 cavalli, ha dimensioni estremamente compatte, 253 cm, una velocità massima di 45 km orari e una batteria da 5,4 kWh, che offre fino a 75 km di autonomia ed è possibile guidarla a partire dai 14 anni.
La si ricarica completamente in meno di 4 ore con una semplice presa domestica. I dati tecnici finiscono qui. Per il resto, Topolino incarna l'italianità nel suo stato più naturale. Un equilibrio di praticità, semplicità e stile che si ritrova specialmente nella versione aperta, non a caso chiamata Dolce Vita. Il modo migliore per intercalarsi negli incantevoli borghi della nostra costa e vivere la perfetta estate italiana. Gli accessori con cui arricchire di senso d'evasione la nuova Topolino sono molti, come la capiente e stilosa borsa portaoggetti, il ventilatore USB, la borraccia termica e persino i coprisedili si trasformano in comodi telimare. Chi ha non si ferma un attimo. Facendo proprio il proverbio popolare, chi ha tempo non aspetti tempo, il marchio coreano prosegue spedito nell'immettere sul mercato nuovi modelli. Kia EV3 è una piccola EV9? Sì e no, il DNA non mente e non si tratta di una mera clonazione. I fari e le luci diurne verticali, così come l'imponente calandra rigorosamente chiusa, sono tracce visibili e poco discutibili. Ma le dimensioni compatte, Kia EV3 è lunga solo 430 cm, larga 185 e alta 156, aiutano a determinarne un'identità ben distinta. Impossibile non notare le superfici levigate al punto di essere perfettamente lisce. Del resto, cosa non si fa per migliorare l'efficienza e il coefficiente di resistenza aerodinamica? Gli ingegneri Kia hanno fatto centro abbattendo flussi e vortici, fino a ottenere un ottimo CX di appena 0,263. Di spazio e comfort vale la pena sottolineare un'area più che onesta per 5 persone. Il coup de théâtre Kia lo ha però riservato alla gestione delle batterie. Beh, mica male trattandosi di una vettura elettrica. Il segreto, che tanto segreto non è, passa dalla piattaforma eGMP, che utilizza una tecnologia di quarta generazione iperaggiornata. In sostanza vuol dire che su una crossover compatta come Kia EV3 si è riusciti a installare una batteria da 81,4 kWh, di solito esclusiva di vetture ben più grandi. Questo significa maggiore autonomia e ricarica veloce. Non è poco. La versione che ne sarà dotata è stata ribattezzata Long Range. Al suo fianco ne esisterà comunque anche una standard da 58,3 kWh. Entrambe le versioni utilizzeranno un motore elettrico anteriore, sincrono a magneti permanenti, da 204 cavalli e 283 Nm di coppia massima, capace di accelerare da 0 a 100 km orari in 7 secondi e mezzo e con una velocità massima autolimitata di 170 km orari. Se la batteria è più grande, il peso però aumenta. Come la mettiamo allora con l'autonomia? Kia risponde con la tecnologia avanzata della gestione della batteria e dell'unità di monitoraggio delle celle che dovrebbero permettere alla versione Long Range di arrivare ad una consistente autonomia di 600 km. Kia EV3 fa il suo esordio in questi giorni in Corea del Sud, mentre il vernissage sui mercati europei dovrebbe avvenire nella seconda metà di quest'anno. In particolare per l'Italia a ottobre, anche se la filiale italiana sta spingendo per anticiparne il prima possibile il lancio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Grip Detective, le gomme provate da voi. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Grip Detective, le gomme provate da voi. Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Ben rientrati in studio, amici di Safe Drive. Vi presento subito la protagonista, Mercedes GLA. Quindi parleremo del marchio tedesco e lo facciamo innanzitutto in compagnia di Paolo Artemi, style Corriere della Sera e vicepresidente delle UIGA. Grazie Paolo di essere con noi, di dare il tuo supporto. Grazie dell'invito e buonasera a tutti i telespettatori. E collegati con noi
da Roma, Eugenio Blasetti, responsabile delle comunicazioni di Mercedes Italia, che dovrei vedere a breve. Eccolo, che compare. Grazie Eugenio di esserti collegato. Grazie a tutti voi. Eugenio, ho sintetizzato il tuo ruolo all'interno di Mercedes, spero mi perdonerai, no? Perché so che ne hai tanti, ma sono stato sintetico, sennò avrei dovuto onestamente leggere. No, va benissimo, allora bisogna essere più chiari possibile effettivamente. Quindi. Io in fondo praticamente mi occupo dei giornalisti e dei politici. Perfetto, perfetto. Insomma, una presentazione in stile Mercedes, perché nonostante siano comunque dei prodotti molto sofisticati, cercate di essere anche di fare dei prodotti molto fruibili. Ho annunciato, abbiamo GLA, quindi parleremo di GLA, ma ci dà uno spunto, oltre per parlare del prodotto naturalmente, per parlare anche un po' della vostra filosofia costruttiva, ovvero voi stessi avete affermato che GLA e la sua omonima EQA, che è appunto il parallelo completamente elettrico, rappresentano la perfetta sintesi di quella che è la strategia Mercedes. A questo punto, Eugenio, va da sé, insomma, ti domando per quale motivo e qual è questa strategia che state mettendo in atto? Beh, è molto semplice, diciamo. Noi abbiamo sempre detto che noi pensiamo che il 2039 sarà la data in cui il mondo sarà pronto, diciamo, a una transizione ecologica a zero emissioni. Però fino a quel momento, in realtà, noi continueremo le motorizzazioni elettriche che stiamo sviluppando, che stiamo migliorando, che rivoluzioneremo anche, diciamo, nell'efficienza. Noi continuiamo a spingere e a migliorare le motorizzazioni, quelle endotermiche, che sono ad oggi hanno un ruolo importante e lo avranno anche per parecchi anni nel futuro nelle varianti elettrificate, che praticamente oggi in qualche modo le coinvolgono quasi completamente. Sì, quindi una scelta intelligente sotto tanti punti di vista, mi sento di dire, che è quello innanzitutto di offrire alla clientela ovviamente una vasta possibilità di scelta, ma anche di essere pronti dal punto di vista dell'industrializzazione, anche per capire poi quali saranno le direzioni future che detterà il mercato, che detteranno le contingenze. E questo è il mio pensiero, anche il tuo, Paolo, ti chiamo subito in causa. Io direi, farei un titolo da giornale di questo tipo: la democratizzazione del lusso. Il Mercedes è il lusso, ma non è solo il lusso. Mercedes non è mai stata ostentazione. Mercedes è stata autorevolezza, le sue macchine sono sicure, si guidano bene, sono affidabili, non le butti mai via, sono automobili che hanno decine e decine di anni, di cui conosco i proprietari e che ancora hanno una cura minuziosa, hanno automobili che hanno un valore. Non vorrei parlare della SL, della Cabriolet, della vettura sportiva per antonomasia di Mercedes, ma di tanti altri modelli che mantengono il loro valore nel tempo e la loro sicurezza anche con le tecnologie del passato. Secondo voi quanto tempo ci vorrà per arrivare a una transizione completa? Allora, al di là di quello che dice naturalmente dice l'Europa, Callenio, comunque quali sono le imposizioni? Allora, da una parte c'è l'Europa. L'Italia è in qualche modo più indietro rispetto all'Europa in maniera notevole, perché l'Italia praticamente è al 4%, 3-4% di vendita, mentre in Europa stanno al circa il 20%. Quindi questa cosa è probabile e si protrarrà anche nel futuro, quindi l'Italia sarà più lenta rispetto a quello che avverrà in Europa. Però diciamo, forse anche e questo diciamo, in qualche modo l'elettrico non è stato ben compreso, forse è diventato anche un po' antipatico, perché questo concetto diciamo, di un po' di imposizione, di distacco, le macchine in qualche modo diverse, macchine estremamente esclusive. In realtà quindi il nostro obiettivo è quello di riportarle nell'alveo di quello che poi effettivamente sono. Sono effettivamente una motorizzazione aggiuntiva. Oltre diciamo, al benzina, al diesel, al GPL, c'è l'elettrico. E l'elettrico ha grandi vantaggi
specialmente se ci si trova in una condizione, cioè quella di avere la possibilità di caricare a casa, per non parlare, per avere, avendo diciamo il fotovoltaico e l'endotermico, quindi e l'accumulo. Quindi io parlo oltretutto non per nozionismo, ma parlo per esperienza diretta. Io a casa vivo in campagna, ho montato un impianto fotovoltaico con l'accumulo e il risparmio in termini di costo del carburante è incredibile e la facilità di diciamo utilizzare la macchina, io ne faccio un uso prevalentemente cittadino, ma con le auto elettriche che guido normalmente io non ho mai caricato fuori e carico soltanto a casa ad un costo risibile rispetto a quello della carica al di fuori, diciamo, nelle autostrade, nelle città. Ma io faccio dei distinguo, naturalmente Eugenio Blasetti ci ha fatto la descrizione del mulino bianco elettrico. Bella questa, lui mi piace. Lui vive in questa campagna bellissima, quasi vicino a Roma, ma neanche tanto distante. Secondo il mio punto di vista, in Italia abbiamo sbagliato due cose. Uno, abbiamo sbagliato le infrastrutture. Le infrastrutture non sono su tutto il territorio nazionale sviluppate in base magari al numero delle automobili che girano nelle varie regioni, nelle varie città, sulle varie autostrade. Una ricerca di questo tipo non è stata fatta, per cui tutti quanti sono andati come cani sciolti a fare quello che volevano. Risultato, abbiamo stazioni a macchia di leopardo. Poi, stranamente, abbiamo anche degli automobilisti che sono, insofferenti, ciechi, inadatti, che non rispettano le regole. Per cui quando c'è una piazzuola dove ci sono due stalli per automobili elettriche, solitamente sono occupati da auto che di elettriche non hanno assolutamente niente, però hanno bisogno di spazio. E questa è la seconda cosa, alla quale aggiungo la difficoltà di usare le colonnine elettriche, perché ci sono degli standard che non esistono. Non è che uno ha il suo telefonino, ha una sola carta di credito o un solo abbonamento e può usare tutto. No, deve avere questo per questo, quello per quell'altro ancora. Per cui automaticamente dimezzano o addirittura si dimezzano due volte gli utilizzi delle colonnine per ricaricare. Io avevo annunciato GLA come protagonista, adesso parliamone. Eugenio, ti lascio campo aperto, ci sono tantissime caratteristiche su questo nuovo modello, allora ti chiedo di usare il dono della sintesi, so che sei molto bravo in questo, presentacela e poi ti chiedo anche appunto l'omologa, la versione EQA, quali sono le caratteristiche legate appunto all'autonomia, alla velocità di ricarica, ecco, dove vi siete spinti con questi nuovi modelli? Allora, io vorrei parlarne praticamente assieme di GLA ed EQA, perché proprio quello che abbiamo imparato è che queste macchine in realtà è come se fosse l'EQA la motorizzazione elettrica della GLA, per renderla molto molto semplice. La voglio togliere proprio, diciamo, in qualche modo dal ghetto in cui l'abbiamo inserita. Quindi, cioè, in realtà queste due automobili hanno avuto, diciamo, un facelift che dal punto di vista estetico, in qualche modo, come al solito, Mercedes ogni 4 anni più o meno aggiorna le automobili, sia dal punto di vista estetico e sia dal punto di vista tecnologico, alle nuove tecnologie. Quindi qui avete fatto vedere l'immagine dei fari a LED di nuovissima generazione, cambia leggermente il look, non è uno stravolgimento, perché per noi non deve essere stravolta la linea della macchina, perché quella deve durare. E poi, diciamo, qui vedete la mascherina che ha avuto delle variazioni dei dettagli, e cambia anche all'interno, per esempio i nuovi volanti con comandi capacitivi, quindi quelli a sfioramento, fanno parte dell'allestimento di serie. Cambia l'MBUX, in qualche modo l'intelligenza artificiale che noi siamo stati i primi a portare dentro le automobili,
diventa sempre più intelligente, sempre con servizi aggiuntivi, il Dolby Atmos, che è la nuova frontiera. Dopo il mono, dopo lo stereo, c'è quest'altra, diciamo, soluzione che rivoluziona il modo di ascoltare la musica in auto, e l'automobile diventa anche molto, l'incremento della capacità elaborativa rende anche i sistemi di sicurezza più precisi. Quindi il mantenimento della corsia, quindi il sistema che si accorge se tu stai deviando dalla corsia normale, che nelle prime versioni era abbastanza teutonico, abbastanza brutale nel riportarti in carreggiata, oggi grazie alla tecnologia sta diventando sempre più morbido, sempre più intelligente. Però ricordatevi sempre, quando volete passare una striscia continua o una doppia striscia continua, fate attenzione, non fatelo, o se volete passare una striscia tratteggiata mettete la freccia, così lui capisce che voi avete volontariamente scelto di passare la linea di mezzeria e non vi siete addormentati. Ecco, parlando invece, facendo riferimento all'autonomia della versione EQA, quindi quella completamente elettrica, che cosa ci puoi dire? Perché io posso testimoniare, adesso non voglio fare il venditore, ma per quello che riguarda i consumi di carburante sulle motorizzazioni endotermiche o ibride, Mercedes fa dei piccoli miracoli, cioè sono contenuti le emissioni ma anche i consumi. Dal punto di vista del full elettrico, qual è la nuova frontiera che avete raggiunto? Allora, sulla GLA i 400 km di autonomia reali sono assolutamente alla portata. È chiaro che, diciamo, la cosa importante, io oramai sono un utente maturo, io guido autovetture storiche, autovetture motociclette, ibride ed elettriche, quindi sono in qualche modo abituato e conosco, diciamo, ho compreso bene che significa guidare un'automobile elettrica. Quindi lo stile di guida, l'autonomia, mentre su un'automobile endotermica, in realtà tra una guida sportiva e una guida attenta c'è una differenza mediamente del 30%, sulle elettriche può diventare 5 volte di più. Quindi l'automobile elettrica in qualche modo ti spinge a premere il pedale dell'acceleratore, perché va molto, ed è molto gradevole, molto veloce, molto pronta, diciamo, nello scatto, ma questo ha un costo nell'incremento di consumo. Quando diventi un utente di automobile elettrica evoluto, capisci come adeguarti all'energia che hai, all'esigenza di consumo che hai, e quindi puoi diventare estremamente risparmioso, andare anche oltre quelli che sono l'autonomia che abbiamo dichiarato, come puoi effettivamente accorciarla. Quindi in qualche modo quello che noi dobbiamo fare, l'hai detto giustamente te, noi dobbiamo fare in qualche modo formazione, fare imparare agli italiani che cosa significa guidare un'automobile elettrica, quali sono le cautele per trarne il massimo e quali sono gli errori da evitare. Siamo in chiusura, però voglio darti spazio, Eugenio, per esprimere un altro aspetto importante legato al vostro marchio, ovvero abbiamo parlato di prodotti straordinari che mettete sul mercato, però la rivoluzione che sta vivendo l'automobile ha anche un'altra faccia, un altro aspetto, ovvero un nuovo modo di fare vendita, un nuovo modo di fare assistenza al cliente. Avevi fatto cenno agli incentivi di cui non usufruite, però naturalmente, e se ne sono certo, avete una strategia finanziaria interessante. E che cosa fate, ecco, da questo punto di vista per i vostri clienti? Allora, intanto su queste due macchine, diciamo, facciamo due offerte in questo momento interessanti. Sulla GLA offriamo 2 anni di service, qui diciamo tutti i tagliandi, tutto una protezione, diciamo, completa, totale per 2 anni, compresa, diciamo, nel prezzo. E per quanto riguarda le qua c'è un leasing molto interessante, quindi a circa 650 euro al mese, quindi un leasing complesso con 5.500 euro di anticipo. Ma il vantaggio, diciamo, quando io parlo, diciamo, del fotovoltaico e dell'accumulo, oggi, diciamo, ci sono degli incentivi molto molto forti, quindi i nostri clienti, molti dei nostri clienti hanno la possibilità di montarli, e quindi sappiate che se fate questo il costo mensile rispetto anche a un modello endotermico si abbatte in maniera notevole, perché il vantaggio in termini di abbattimento del costo del carburante è notevole in questo caso.
E poi per quanto riguarda invece il nostro cambiamento, diciamo, della struttura, beh, le nostre concessionarie stanno cambiando. Le abbiamo completamente rivoluzionate, le stiamo rivoluzionando e stiamo a buon punto. Ve ne sarete resi conto, voi cliente Mercedes che ci ascoltate, quando siete entrati nelle concessionarie appena ripristinate, che sono dei luoghi completamente diversi. Luoghi in cui la tecnologia, quindi l'incremento tecnologico delle automobili, si vede anche nelle strutture, anche nel modo di trattare sia con i venditori e sia con i responsabili del service. Fateci un salto nelle concessionarie, quelle appena rinnovate, sono oramai cominciano a essere tante, diciamo, in Italia, e vedrete e mi darete ragione. Bene, sono informazioni davvero molto interessanti anche queste. Devo chiudere, siamo arrivati un po' lunghi, ma ne è valsa la pena per l'importanza degli argomenti, naturalmente. Quindi io vado a ringraziare e a salutare Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes Italia, e ringrazio anche del fatto che si collega sempre dietro il nostro invito, può essere ovunque Eugenio, e lui trova il modo di collegarsi. Anche per questo ti ringrazio. Grazie a voi e grazie alla pazienza di tutti gli ascoltatori. È stato un piacere. Un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Paolo Artemi, Style Corriere della Sera e vicepresidente dell'UIGA, ricordiamolo. Grazie anche a te, Paolo, per il tuo intervento. Grazie, è sempre un piacere avere un incontro con Eugenio Blasetti. Mi raccomando, se volete sapere di più sulla Mercedes, non pensate soltanto a Blasetti e Artemi, andate anche in concessionaria. E un saluto naturalmente anche a tutti voi che ci avete seguiti. Mi raccomando, l'appuntamento con Safe Drive tra una settimana, per quella che sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. Un saluto e quindi tra una settimana.